Bene, ragazzi, ciao a tutti. Quest'oggi volevo parlarvi di due applicazioni, secondo me, davvero comode e che perlomeno io uso spesso. Due applicazioni da utilizzare in macchina. E uno sono un software di navigazione, l'altro è, o meglio, altre due sono per quanto riguarda la rilevazione degli autovelox, che magari possono essere utili in alcune circostanze. Autovelox è il primo che vi faccio vedere. È carino, la sua interfaccia ci permette di, una volta che viene aperto, togliamo questa pubblicità che non serve a nulla, non mi interessa. Ecco, ora, vabbè, il GPS dice che non è attivo, lo attiviamo. Praticamente questa applicazione ci va a segnalare ogni volta gli autovelox presenti nella zona. Come noi passiamo praticamente con la macchina, ci indica l'autovelox, ci dice qual è la velocità da tenere e ci dà anche la possibilità di che man mano che noi ci arriviamo sull'autovelox praticamente ci dà una sorta di segnale acustico, ma man mano che ci avviciniamo all'autovelox. Questa applicazione però, più questa, che meglio quest'altra, che si chiama CamSam, c'è anche la versione a pagamento, questa è la versione free, gratuita, che è davvero ottima. Funziona stile quell'altra, ma mi sono accorto che permette la rilevazione di più autovelox, quindi ci permette di vedere anche più autovelox, e mi ha scovato anche uno mobile nelle mie varie prove. O meglio, non uno mobile, diciamo uno in cui viene segnalato che ci può essere la presenza di autovelox e quando c'è la polizia che ci si va a mettere, in sostanza, lui me l'ha rilevato. Quelli mobili non so se li rileva, sinceramente non l'ho mai visto, però quelli in cui sono i punti dove ci può essere autovelox me li ha rilevati e quella volta era presente anche la polizia, quindi l'autovelox era attivo. Quindi, complimenti all'autore di questa applicazione. Sicuramente nell'acquisto della versione full, sicuramente ci sarà la possibilità di acquistando questa applicazione, ci sarà la possibilità di ampliare l'applicazione. Se vogliamo andare a comprare, ecco, questa per esempio è la videata. Per esempio, se noi andiamo a comprare, possiamo fare. Facciamo così, andiamola a vedere un attimo qual è eccola qui. Questa è l'applicazione invece a pagamento. Comunque, il funzionamento è simile a quella del non a pagamento. Praticamente abbiamo al centro la scritta per esempio di 50, di 100, di 60, quant'è diciamo il limite dell'autovelox e poi man mano che ci avviciniamo ci sono delle bande verdi che diventano rosse e che cominciano a emettere dei suoni che ci avvicinano all'autovelox. Secondo me questo qui che si chiama CamSam è il migliore rilevatore di autovelox che ci sono. E poi l'ultima applicazione che voglio far vedere sempre di stampo diciamo automobilistico e Waze, magari molti la conosceranno, magari altri no, che può essere una valida alternativa al Google Maps praticamente, perché è anch'esso un navigatore e praticamente ci permette di fare però oltre a tante altre cose rispetto alla semplice navigazione, perché infatti ci permette di vedere i costi dei carburanti dove si trovano, poi di inviare noi agli altri dei situazioni di traffico, di incidenti, eccetera, e tramite i report praticamente si possono andare a vedere quello che succede nei nostri dintorni. Per esempio, io vado a vedere se c'è un blocco della polizia, un posto di blocco, un qualcosa che è successo, un incidente, oppure se sono zone di traffico particolari. Per esempio, cliccando qui mi dice che sulla 14 c'è un traffico da 180 km da dove mi trovo io in questo momento e quindi c'è una velocità media di soli 72 km orari sulla autostrada. Questo è quello che riguarda Waze e anche questo è un ottimo programma gratuito che si trova tranquillamente
sul market, e può essere importante anche magari per chi usa iOS e quindi dove spesso i navigatori costano anche di più rispetto ad Android. E anche Waze è gratuito per l'iOS, quindi per gli iPhone, e può essere utilizzato anche in quel sistema operativo. Bene, per quanto riguarda le app che oggi volevo farvi vedere. E finisce qui la mia recensione, o meglio la mia chiacchierata su queste applicazioni che io trovo molto utili e che utilizzo spesso. E vi rimando alle prossime video recensioni, sia di telefoni che di tablet che di altri prodotti, che anche di queste applicazioni, per appunto scovarne magari altre che voi non conoscete. Oppure magari se avete voglia di propormene qualcuna che magari posso anche non conoscere io, naturalmente il sito www.provocellulari.it, con la possibilità di lasciarmi i commenti sotto le mie, i miei video, i miei articoli, naturalmente è sempre a vostra disposizione per qualsiasi richiesta. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.